Michele Ciocca, presidente di Drumor, in occasione di questa opening, che in realtà non è un opening perché voi siete presenti su territorio milanese già da diversi anni, con grandi progetti molto ambiziosi per il vostro brand, soprattutto per quanto concerne oggi la parte donna. Certamente, diciamo che il riposizionamento del punto vendita da Via Manzoni a Via della Spiga in questa nuova casa di Drumor è stata dettata principalmente dalla volontà di dare un'identità commerciale anche alla collezione della donna, che sta crescendo molto bene, di cui siamo molto contenti, e quindi è iniziato il progetto qui in Via Spiga per appunto creare una casa Drumor che potesse contenere sia le collezioni uomo e donna total look ed esprimere appieno tutta quella che è la creatività della collezione. Un anno che per voi è stato diciamo segnato da un importante piano di espansione, potremmo dire, a livello retail, monomarca, in quali città siete presenti in Italia, e dal punto di vista distributivo, poi mi dirà lei se con dei monomarca o con una distribuzione wholesale a livello internazionale. Sicuramente 2022 è stato un anno impegnativo, perché oltre a Milano c'è stata l'apertura di Roma, l'ampliamento di Torino, dove eravamo già presenti con una boutique in Via Lagrange, e anche lì c'è stato un ampliamento per avere la possibilità di esporre tutta la collezione donna. Oltre alle aperture in Rinascente, uomo e donna a Milano, uomo a Roma e Firenze. Quindi direi un anno molto intenso e pieno di novità per l'azienda. Un anno molto intenso e pieno di novità per il mondo della moda in generale. Non è facile sentire storie di espansione, di ampliamenti in questo momento particolarmente complesso dalla vostra azienda. Come è stato affrontato questo periodo particolare? Ma devo dire che sicuramente la pandemia ha influenzato un po' i piani di sviluppo che già partivano dal 2019. Uscita dalla pandemia invece abbiamo affrontato una forte crescita che ci ha dato grande coraggio per appunto affrontare queste scommesse, queste sfide che stiamo intraprendendo. Chiudiamo un anno, il 2022, con un 18% di aumento del fatturato su un 2021 che già aveva avuto un aumento del 40%. Quindi devo dire che siamo contenti, e appunto questo ci spinge a investire, a spingere, a credere in questa avventura. Tantissimi, diciamo che ormai il mondo della moda in generale, dai brand di lusso ai brand invece più anche legati allo street, a un concetto diverso, hanno come target di riferimento non più il compratore tipico, ma la generazione dei giovanissimi. Voi come vi ponete nei confronti di questi, che potrebbero essere i nuovi big spender del domani? In alcuni paesi probabilmente sono già oggi i big spender. Beh, sicuramente la direzione creativa con la quale abbiamo creato questo progetto ormai 4 stagioni fa sta notevolmente abbassando l'età di riferimento delle collezioni, e ci stiamo riuscendo, perché vediamo anche ragazzi che magari fino a qualche anno fa era impensabile che comprassero una maglia tradizionale come può essere quella di Drumor, e quindi sicuramente il riferimento dei giovani che hanno voglia di spendere, di uscire, soprattutto su un prodotto come la maglieria, che è più confortevole, è sicuramente una delle strategie che stiamo implementando. Le chiedo, a livello di filiera, di produzione, voi siete un brand italiano, proprietà al 100% italiana, proprietà di una famiglia, ma a livello di produzione come è organizzata la vostra filiera? Allora, la filiera è molto corta, perché viene tutto prodotto all'interno della nostra azienda, che è a Brescia, dove abbiamo implementato, oltre alla parte in maglieria, che è quella più tradizionale, anche tutto quello che è la produzione di ready to wear. È stato un percorso che è iniziato 4-5 anni fa, sta ancora andando avanti, ma l'idea nostra è quella di poter gestire e controllare tutto il processo produttivo nella nostra azienda, in modo da poter appunto assicurarci che vengano rispettati tutti i canoni di qualità. Siete sostenibile anche nella scelta, ovviamente immagino non al 100%, però è quasi impossibile, anche nella scelta delle materie prime e dei tessuti? Sicuramente, ma secondo noi la sostenibilità deve essere affrontata nel passaggio di produzione che ogni azienda fa, nel senso che comprare tessuti o filati già di per sé ecosostenibili è un passaggio, ma anche chi trasforma secondo noi deve essere sostenibile in quello che fa. Questo è il valore aggiunto che ogni passaggio della filiera secondo me deve dare.
avremo il piacere di vedervi in qualche calendario ufficiale prossimamente, visto che insomma tra un po' la donna è finita, ci sarà l'uomo a Milano o in altre piazze. È sicuramente un punto d'arrivo. Oggi è uno dei progetti che vogliamo sviluppare, ci vogliamo arrivare ben preparati, quindi non so se fra 6 mesi o un anno, però sicuramente è uno dei passaggi che vogliamo intraprendere. Grazie tantissimo e complimenti per questo bellissimo spazio. Grazie a lei. Grazie.